La famiglia è il luogo privilegiato dove devono essere seguite le persone con disagio psichico. Per questo deve essere supportata e sorretta con servizi territoriali d'avanguardia e innovativi. Il nuovo centro di salute mentale e il nuovo centro diurno residenziale che sono stati inaugurati a Verona rispondono proprio alle rinnovate richieste di salute dei cittadini. Così l'assessore alle politiche sociali ha voluto ricordare l'importanza di porre al centro dell'assistenza psichiatrica la dignità della persona e soprattutto la necessità di prevedere un percorso riabilitativo e di reinserimento sociale. Insieme ai servizi psichiatrici primo e secondo che fanno capo all'ospedale di Borgo Trento, al terzo presso il Policlinico di Borgo Roma, con quello di Via Toti si completa a 30 anni dall'entrata in vigore della legge 180 la rete delle strutture psichiatriche scaligere. Sì, diciamo che questa inaugurazione va a completare comunque un progetto che era stato individuato qualche anno fa e con l'ultima inaugurazione di Borgo Roma. Questa va appunto a completare questo cerchio legato alla progettazione dei centri di salute mentale. Quindi mi pare che siamo soddisfatti, molto soddisfatti di quello che gli operatori sono riusciti a creare con il servizio tecnico dell'ULS. Questa ristrutturazione, mi pare di aver già detto, che consta di circa 1100 metri quadri, per cui sarà possibile ospitare, oltre all'attività ambulatoriale, anche un centro diurno per le attività quotidiane di gruppo degli utenti. Il futuro deve vedere la Regione del Veneto impegnata in prima linea nella domiciliarità, che si conferma come la risposta più efficace ed efficiente per il sociale e la sanità, ha avuto modo di ricordare l'assessore regionale alla sanità, Francesca Martini. E abbiamo tutto un discorso di rete ambulatoriale che già c'era, ma era un po' frammentato, dislocato. E nel 2007 abbiamo avuto circa 6.000 contatti ambulatoriali con le persone, con i pazienti, sia nel post cura oppure sia per i trattamenti solo ambulatoriali. Poi qua esiste anche un centro diurno che accoglie durante il giorno delle persone che possono aver bisogno di questo tipo di trattamento. Mediamente sono una ventina i frequentanti. Cosa vuol dire centro diurno? Vuol dire persone che svolgono durante il giorno attività, o sono accolte o svolgono attività di gruppo di vari generi, di tipo gruppi di attività espressive, ma tutto quello che pensiamo possa essere utile sia nelle situazioni di accoglienza a breve termine sia anche nei programmi a lungo termine di tipo riabilitativo.